Quasi 17 milioni di euro di investimenti fra apparecchiature sanitarie e interventi di adeguamento strutturale. Un trend in crescita dei ricoveri programmati con l'aumento del 4,5% di mobilità attiva e oltre 400.000 prestazioni ambulatoriali in più rispetto al 2002, con oltre 1,5 milioni di impegnative erogate. E questo è il bilancio presentato oggi in Regione del primo anno della neonata azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, l'unica in Regione che ha richiesto un'integrazione tra due realtà distinte generate dalla riforma sanitaria regionale. I risultati che abbiamo visto in questi mesi sono molto soddisfacenti, soprattutto perché siamo riusciti a mettere insieme due realtà completamente diverse, una esclusivamente ospedaliera, una territoriale, e contaminare le due realtà, l'uno del bene dell'altro. Gli investimenti sono fondamentali e li stiamo utilizzando, i fondi messi a disposizione dalla Regione e dal PNR, secondo la tempistica prevista, perché avere delle strutture moderne, delle tecnologie nuove, attira anche i medici e i professionisti, perché trovano in queste strutture un qualcosa in più rispetto a quelle dove stanno lavorando. Sono tecnologie di alta qualificazione, tipo l'acceleratore lineare nuovo per aumentare i trattamenti radioterapici e ridurre le liste d'attesa per i pazienti oncologici, ma anche tecnologie di tipo diagnostico come risonanze magnetiche, angiografi e TAC. La sfida per la politica sanitaria della Regione Marche è quella di dotare l'azienda dei servizi che i pesaresi negli ultimi anni hanno domandato in parte anche in Emilia-Romagna. Quindi gli interventi che noi abbiamo fatto tendono a potenziare soprattutto i servizi territoriali. L'accentramento dell'unico ospedale a Pesaro aveva creato uno sbilanciamento. Noi stiamo rilanciando anche approfittando dei fondi PNRR, gli ospedali di comunità, quindi ci troviamo in presenza di un'offerta piuttosto ampia che è stata oggettivamente potenziata, che parte da Sassogorvaro, Macerata Feltria, Fossombrone, Cagli, Pergola e poi tre hub di primo livello che sono Urbino, Pesaro e Fano. Però vorrei ricordare che Pesaro ha un ospedale che seppure inquadrato negli ospedali di primo livello ha delle specializzazioni di secondo livello. Per noi la sfida è quella con l'atto aziendale che l'azienda dovrà adottare entro le prossime settimane, il prossimo mese, è quella di restituire i servizi ai cittadini di una delle più importanti province. La realizzazione del nuovo ospedale oggi è un dato certo, c'è un progetto che è una progettazione che è in corso e ci si augura tutti che quanto prima si arriverà ad avere un cantiere, ma soprattutto anche gli interventi che verranno realizzati a Fano, in tantissime altre realtà della provincia di Pesaro Urbino, restituiranno non solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista tecnologico, sicuramente un'azienda più forte, più competitiva e io sono convinto anche più attrattiva, anche perché tutti noi sappiamo che la sfida della sanità nella provincia di Pesaro Urbino è particolarmente sentita perché è oggettivamente importante frenare quella mobilità passiva che penalizza il sistema sanitario pesarese, ma anche tutto il sistema sanitario regionale, e fare di quell'azienda un punto di riferimento che dreni appunto la mobilità passiva, e si può drenare la mobilità passiva solo riuscendo a conferire tutte le prestazioni che i cittadini nostri, marchigiani, ci chiedono, e farlo anche con una capacità di soddisfazione importante.